Ciao ragazzi, benvenuti qua sul mio canale, io sono Vivo Libero e vi do il benvenuto su Farming Simulator 2019, sull'Italian Rice, ragazzi. Allora, nel video scorso, io sto registrando di fila, quindi ragazzi non mi sono portato avanti. Allora, nel video scorso abbiamo raccolto un po' di balle, abbiamo provato la pala, e visto che abbiamo provato la nostra pala, ragazzi, voglio fare un'altra cosuccia, perché essendo che ho dimenticato di raccogliere della paglia dentro nella roggia, la devo raccogliere con la pala che l'avevamo messa qui. Esatto, no, perché non la prendi? Ok, andiamo. Ecco, l'unico problema, ragazzi, è che sì, la potete portare in un cassone o su un trattorino, però ecco, una cosa che io volevo fare, ragazzi, se ci riesco, adesso devo solo capire dov'è, perché l'avevo vista prima di tutto, eccola qua, eccola qui. Perfetto, come potete vedere, ragazzi, è molto utile, avete visto, molto utile. Andiamo a raccogliere quest'altra. Perfetto, così andiamo a vedere nella loggia qua se c'è ancora qualcosa. Eccola qua. Eccoci qua. Beh, come potete vedere è molto utile. Guardate come pulisce bene. Perfetto. E lui sta passando. Ok. È riuscito anche a tirare via quel poco che c'era lì sul bordo. Però dobbiamo andare a raccoglierne dell'altra, perché è rimasta dentro nella roggia. Quindi andiamo di nuovo all'interno della roggia e facciamo il nostro giro. Facciamoci un giro da acquaioli, come si suol dire, no? Vediamo un attimino. Ha raccolto tutto? Sì, no, questo no. Perfetto, andiamo a vedere di qua. Ok, intanto noi ragazzi guardiamo un po' dappertutto e vediamo se c'è dell'altra paglia proprio sul bordo, no? Così la togliamo, la tiriamo via. Perfetto, io direi, ragazzi, che qua non c'è più niente, quindi andiamo qua. Perfetto, ok, la buttiamo qua. Perfetto, ok, e siamo a posto, così almeno con quello lì abbiamo solo da ritoccare e finire i pezzettini che non abbiamo finito. Perfetto, qua ci siamo. Io direi di metterla, mettiamola anche qua, tanto non dà fastidio lì. Ok, perfetto, adesso andiamo a prendere il pistola qua, abbassiamo un attimino, finiamo un attimino il pezzettino che ha tralasciato qui. Perfetto, ok, andiamo a vedere di fare un attimino quel pezzettino là dietro, così almeno siamo tranquilli e possiamo iniziare a fare l'altro pezzettino. Ok, qua ci siamo. Perfetto,
e voilà. Adesso ci giriamo così, facciamo questo pezzettino e poi ragazzi abbiamo praticamente finito questo campo qua. Dobbiamo andare ad arare l'altro pezzo di là, che non è un grosso problema. Tanto sono sicuro che va a finire nel fosso. Qua per fare una bella cosa, ragazzi, mi conviene fare come ho fatto prima di lì. Quindi andare a fare in questa maniera, guardate. Andare qui, così. Più o meno qua a sta distanza, fare in questa maniera. Arare il pezzettino qua, così lui vede. Ha arato e si ferma, si dovrebbe fermare. Bisognerebbe fare per ultimo le capezzagne intorno come regola, perché nella realtà fanno prima il centro, poi intorno lo fanno per ultimo. Solo che vi dico la verità, qua non puoi farlo per ultimo perché sennò il trattore va nel fosso, lungo e tirato tutte le volte. Quindi dobbiamo farlo per forza per primo. E boh. Quindi facciamo questo e poi il pezzettino lo facciamo dopo. Intanto dobbiamo ancora andare a imballare l'altra. Dobbiamo andare a imballare l'altra paglia, quindi ok, no, così. E voilà, andiamo qua e diamogli via. Adesso incominciamo ad andare avanti qua e imballiamo un attimino. Io magari vi velocizzo un pezzettino così siamo tranquilli. Ecco, così ragazzi
almeno dovrebbe fermarsi, perché se no questo qua ho già capito che non si fermerà mai. Perfetto, così vediamo, così se si ferma oppure no. Vai. Tanto là, ragazzi, sono sicuro al 100% che va nel fosso, perché ancora non si è fermato là. Cioè, di qua bene o male c'è un po' di spazio per girare, ma là, ragazzi, non ha spazio per girare, quindi sicuro al 100% che va nel fosso. Quindi io direi di andare, allora controlliamo qua, abbiamo praticamente fatto tutto l'ambaradan, facciamo così, un attimino facciamo questo pezzettino, andiamo in fondo di là a vedere se ha finito, ma sicuramente ha tralasciato dei pezzi, quindi andremo a fare i pezzettini di là. E così anche questo è stato praticamente arato. Allora, andrai nel fosso? Sicuramente sì. Ok, tirati su, perfetto. Ci mette 500 anni a tirarsi su, però. Quindi, però è comodo. Questo arato qua è veramente comodo, ragazzi. Molto, molto comodo. Perfetto. Molto bene. Anche qua abbiamo praticamente finito. Vai. Ok. Andiamo indietro, facciamo quel pezzettino là e andiamo in fondo. C'è qualcosa che mi fa solletico nel naso, non ho capito cos'è. Ok, qua ci siamo, abbassiamo e via, mercoledì, e voilà. E adesso andiamo un attimo a vedere anche tanto sono sicuro che quello è andato nel, come figurati, cosa avevo detto, ragazzi, che andava nel fosso? Lo sapevo già io che andava nel fosso. Quindi purtroppo i lavori qua siete obbligati a farli voi, perché gli operai non servono a nulla. A nulla. Qua non servono a nulla. Manovre non sanno cosa vuol dire fare manovre. Almeno qua è riuscito a fare qualche cosa. Ha fatto delle manovre ed è riuscito a tralasciare indietro questi, così li fai per ultimi e va bene. Però di là andare nel fosso, cioè tralascia un pezzo, no? Fermati prima, tralasci il pezzettino piuttosto e basta, no? No, deve andare per forza nel fosso, se no non è contento. Quindi ci siamo. Ok, qua abbiamo finito. Poi da arare ci rimane solo quel pezzo di là, ragazzi. Il pezzettino di là dove c'è dove stiamo facendo balle. Ok, io giro così, ragazzi, basta, cioè non è lo so che non è realistica la cosa, però va bene, siamo su farming e si può fare qualsiasi cosa. Ok, perfetto. Anche qua siamo a posto, abbiamo poi solo da coltivare tutto. Ha tirato via dell'erba anche sul bordo lì, non ho capito perché. Come potete vedere, ragazzi, in certi punti tira via proprio l'erba fino attaccato al muro. Ok. Sì, c'è rimasto sto pezzettino qui, ma va bene, dai, facciamo un attimo. Ok, mi sta bene, bene così.
già visto che andiamo di là con questo, che poi ci servirà da arare di là. Wow, che salto, ragazzi! Perfetto, gran bel salto. E voilà, testa coda. Ok, andiamo a vedere di raccogliere sto pirla, che io non riesco a capire. Allora, ragazzi, qua io devo fare la stessa cosa, lo facciamo poi dopo, quindi dobbiamo fare una cosa così. Ok, e mandiamo avanti qua, facciamo sto pezzettino, così almeno lui è obbligato per forza a fermarsi, perché se no, ragazzi, qui non andiamo bene, altrimenti qua siamo piazzati male, eh. Ok, ok, allora io un'altra cosa sto notando, che l'Italian Rise non piace tantissimo, da quanto ho capito, eh. Sto notando che guardano molto di più Facebrun e la nuova brutta. No, non hai capito perché! Mi spieghi perché hai finito il lavoro se c'è una porca di quella miseria lì? Oh, mamma mia, non ho mai visto degli operai con tanti problemi così sulle mappe. Ah, vabbè, ok. Bene, volevo poi dirvi qualcos'altro. Non credo, bevo, perché se no muoio di sete. Io, ragazzi, porterò avanti l'Italian Rise ancora per un po', però vi dico la verità, è una mappa che, vi dico la verità, a me non piace tantissimo. Oh, come mappa non è male, è bella perché comunque c'ha delle cose in più, è bella perché coltivi riso, i terreni sono belli, come mappa non è male, però ha tanti problemi. Troppi problemi, troppi problemi. L'Italian Rise, ragazzi, ha troppi problemi. Poi magari.
sputo per riuscire a raccogliere, a buttare giù la balla, ma non va bene. Vabbè, faremo poi, vediamo. Tanto paglia ne faremo ancora, volendo lo possiamo poi anche vendere, quindi ragazzi non è un grosso problema. A parte che ce ne servirà una caterva e mezza, quindi vediamo un attimino. Allora, adesso per la paglia, per questa qua, l'imballatrice e l'altra, devo studiare dove metterla, perché non lo so. Vabbè, lasciala qui per la Duma. Tu stai andando avanti? Sì, molto bene. Non sei più incriccato, meno male. Molto molto meno male, meno male molto. Andiamo a mettere giù il nostro aratrollo qua. No, non andiamo a mettere giù l'aratrollo, dobbiamo andare là col trattore a raccogliere le palle, le coglie, no? Le coglie, le palle. Allora, trasporto no, è già operativo, quindi dovrebbe ritirare su tutto l'ambaradanger. Puffate, puffate, spuffate, spuffate, e voilà ragazzi, siamo a posto. Puffate e voilà, e tanto trasporto e andiamo a vuotare le nostre palle, così almeno ragazzi, sì, detta così non era bella, però siamo sempre qui, purtroppo siamo sempre soli, donne non ce ne stanno. Cioè non è che non ce n'è, non le ho, quindi purtroppo quando non si hanno i soldi per uscire, ragazzi, io ho 40 anni e non ho una donna, quindi uno potrà dire quello che vuole, ma purtroppo la situazione è così. Io ho sempre avuto problemi con le donne. Ho avuto varie ragazze, anche storie abbastanza lunghette, da 3-4 anni eccetera, però mi sono sempre imbattuto male, mai una volta che sono riuscito a trovare una donna, sempre solo delle bambinette stupide, anche pur avendo magari 2-3 anni in più di me, ma comunque delle bambinette. Perché donne serie per adesso. Le uniche donne serie che ho conosciuto nella mia vita, purtroppo non ho potuto starci insieme perché erano già impegnate, e quindi niente di particolare. Andiamo a mettere giù il nostro bestiaccio, dopodiché ragazzi io vi saluto. Non so quanto, non ho guardato che orario è, quindi ultimamente l'orario non lo guardo, non chiedetemi perché, ma è così. E voilà, perfetto. Allora ragazzi, come sempre mi raccomando, seguitemi, tanti bei like sotto i miei video, ok? Seguitemi anche nelle live. Adesso stasera sto parlando del 19 maggio, quindi stasera, però voi vedrete il video, questo video qua, molto probabilmente dopodomani, quindi non c'entra. Comunque dopodomani, sempre su quell'altro posto, alle 5, vorrei provare a cambiare orario, però purtroppo ragazzi in questo momento non posso. Finché non riesco a prendere queste cuffie non posso. Poi vediamo, dal prossimo mese proverò magari a cambiare l'orario e farle anche dopo cena.
vediamo un attimino cosa riusciamo a fare, perché video voglio vedere se magari non riusci, magari non farne quasi più, ma fare tutte live. Forse mi conviene molto di più. Anche perché video vedo che faccio molte più visualizzazioni con le live, ragazzi, vi dico la verità. E molto più probabilmente la gente magari ne riesce a seguirmi un po' di più, non lo so. Vediamo come fare. E io spero che comunque voi mi seguiate, ok? Vi aspetto in live. Bene, ragazzi, come sempre, un grosso bacione e un grosso abbraccio da Vivo Libero. Ciao ragazzi, al prossimo capitolo.